Ciao, io sono Ilaria Melis e lui è Roque Nuez. E stiamo collaborando adesso, è l'ultimo giorno, speriamo sì che sia l'ultimo giorno, per concludere questo murales che porta un messaggio molto importante. È carico di energia ed è un messaggio che vorremmo lanciare soprattutto alla medicina in generale. E il messaggio appunto che vogliamo portare è di dialogare, un dialogo, che vorremmo un dialogo tra la medicina ufficiale e quindi europea e la medicina alternativa e anche la psicologia. Non vogliamo più delle divisioni tra le due medicine, ma vorremmo un'unione, una collaborazione. E questo abbiamo voluto portare questo messaggio perché in onore di mia madre e di un'altra donna, mia madre era Giuditta, che lottò tantissimo per questo messaggio, tant'è che si curò nella sua malattia sia con la medicina alternativa che con quella ufficiale, e appunto il suo messaggio è sempre stato che l'importanza della cura di se stessi era proprio l'unione tra la cura, il benessere della persona, dello spirito, della mente e anche del corpo. E quindi il messaggio che vorremmo lanciare è questo, e appunto in onore di Giuditta e anche di Francesca, che è una donna allo stesso che viveva a San Sperate ed è morta da pochissimo come mia mamma, e anche lei è stata una guerriera che ha portato avanti questa lotta, che non vogliamo sia una lotta, mi correggo, perché vorremmo sia un'unione tra due pensieri diversi. Infatti il titolo è Dialogos, che appunto il significato di dialogos sono due pensieri contrastanti che si incontrano, e vorremmo appunto che accada questo. Ci auguriamo che le medicine in generale si aprano e inizino a collaborare anziché chiudere le porte e aprirle, e questo è il messaggio che vogliamo portare.